Project financing è innanzitutto uno strumento finanziario abbastanza complesso di per sé, che comunque, nonostante questa complessità, o forse anche proprio grazie a questa, ha contribuito alla crescita dei finanziamenti nelle energie rinnovabili in Italia. Le prospettive evidentemente dipendono da molti fattori, in primo luogo chiaramente dalla volontà politica di sostegno delle rinnovabili, che non vuol dire incentivi alle rinnovabili che sappiamo sono ad esaurimento, ma da una volontà di sostegno generale che potrebbe anche sostanziarsi semplicemente nella mancata introduzione, come spesso si vede, di change in law anche retroattivi che vanno ad incidere sui business plan e quindi sul rischio dell'investimento e del finanziamento. Io credo che il project financing, al contrario di altre strutture finanziarie, proprio per le sue caratteristiche di seguire sin dalla fase autorizzativa, progettuale, di costruzione e di gestione, ha maggiori capacità di essere lo strumento ideale per questo tipo di finanziamenti e quindi per lo sviluppo delle rinnovabili. Le fonti principali in passato nelle quali si è intervenuto sono la fonte eolica e il fotovoltaico, ma principalmente perché la forma di incentivazione era maggiore in queste due fonti. C'è stato un eolico che, diciamo, negli ultimi 10 anni, con picchi diversi, ma è sempre stato presente da un punto di vista del finanziamento nel project financing. Il fotovoltaico invece più recente, negli anni più recenti, principalmente a partire nel 2011 c'è stata un'esplosione, e adesso a livello di impieghi le due fonti si equivalgono. Per il futuro noi quello che stiamo vedendo sui desk sono ad esempio un qualcosa in più sulle biomasse e sui termovalorizzatori, che proprio per la diversa tipologia di incentivazione, più che tipologia, la montata dell'incentivazione spinge gli operatori verso questi settori, oltre che a, evidentemente, per quanto riguarda i termovalorizzatori, le necessità in qualche modo di gestire il servizio dei rifiuti.